Tensions are mounting on the Israeli-Egyptian border. With thousands of soldiers amassing, the fear remains that war could break out at any time. In 3 days, Egypt will attack Israel. Israeli embassy, how may I direct your call? Israeli ambassador, please. I have information of interest to the Israeli intelligence services. I want to watch every move he makes. Find out whose side he's on. The son of the great Nasser, working for the Israelis? If you do something big, you have to do something bigger. Why are you helping Israel? Because millions of innocent people will die on both sides, that's why. You can't lie to me. I'm trying to save our family. No one? You're known as the Angel. I like it. You need to learn to handle your acid. You want to save Israel? You want to save the lives of your soldiers? Ciao ragazzi, da grande appassionata di serie e delle produzioni Netflix, ho pensato di proporvi in questo video una bella rassegna un po' più dettagliata delle maggiori novità targate Netflix, ovviamente, che ci aspettano prossimamente. Sono tante le novità che vengono anche dall'Europa e non solo dall'Inghilterra, come di solito avviene, ma anche da Italia, Olanda e Germania, per esempio. Eccovi quindi alcuni dei titoli più interessanti che non ci faranno avere più una vita sociale per un po'. Partiamo allora da casa nostra, perché ci sarà una nuova serie italiana. Dopo il successo di Suburra arriverà Luna Nera, che non è una serie sulla zingara degli anni 90 di Rai 1, la Luna Nera, no? No, no, il vicepresidente di Netflix qualche tempo fa ha dichiarato che questa sarà una serie di genere incentrata su personaggi femminili e che volevano qualcosa che non fosse strettamente legato a temi come la mafia, la politica, la religione, come al solito, no. La serie invece racconta la storia di un gruppo di donne che sono accusate di stregoneria nell'Italia del XVII secolo ed è basata su un manoscritto di Tiziana Triana, creata da Francesca Manieri, che ha creato anche Il Miracolo, e Laura Paolucci, l'amica geniale. È prodotta da Fandango, quindi dovremmo aspettarci una serie in costume? No, no, perché in realtà sarà un po' un'interpretazione di quell'epoca, un period drama con riferimenti alla contemporaneità. La trama vede una ragazza adolescente che, dopo essere stata accusata di stregoneria, appunto, è costretta a fuggire dal suo villaggio con il suo fratellino minore. La protagonista troverà rifugio presso un gruppo di donne che anch'esse sono state accusate appunto di praticare magia nera e a un certo punto sarà costretta a scegliere tra un amore impossibile e un destino reale, in un mondo costantemente diviso tra ragione e misticismo. Procacci da Fandango ha dichiarato che il nostro paese ha una ricchezza di storie, di miti, di leggende, tale da ispirare spesso romanzi, film e anche appunto serie provenienti da tutto il mondo. Con Luna Nera l'ambizione è quella di essere noi a raccontare questo immaginario narrativo e visivo, cercando di raggiungere un pubblico globale e Netflix ovviamente è il partner ideale per questo progetto. Sono stati anche dati nuovi dettagli sulla serie in 8 episodi Baby, diretta da Andrea De Sica e Anna Negri. La storia trae liberamente ispirazione dallo scandalo, ve lo ricorderete, della prostituzione minorile nel quartiere Parioli di Roma, scoperto nell'estate del 2014, e vuole esplorare le vite segrete degli adolescenti di Roma. Protagonisti della serie sono un gruppo di ragazzi alle prese con problemi esistenziali e in cerca di indipendenza. Sono in costante conflitto con le proprie famiglie e sono alla scoperta di amori negati e accomunati comunque dalla conoscenza di terribili segreti. La sfida è quella di raccontare i teenager italiani e i loro sentimenti con una visione originale per il mercato nostrano sicuramente. Non si tratta solo di cronaca, perché la storia reale si svolge in un ricco quartiere romano, ma pare che loro siano andati oltre alla prostituzione minorile, insomma, a quel caso. Si parla infatti di adolescenti in generale che affrontano le prime sfide della vita e hanno a che fare per la prima volta con il male, il lato oscuro che si nasconde nei ricchi quartieri romani. Il cast vede tra gli altri la presenza di Benedetta Porcaroli,
di Alice Pagani, che abbiamo già visto e apprezzato in Loro di Sorrentino, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi e Paolo Calabresi. La produzione è di Fabula Pictures, che è una giovane società di produzione romana fondata da Nicola e Marco De Angelis, che è specializzata più che altro in progetti innovativi e originali. Gli autori sono 5 giovani ragazzi appartenenti al GRAMS, un nuovo collettivo di scrittori, e sono Antonio Le Fosse, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti, Giacomo Mazzariol e Re Salvador. Ai 5 autori, i giovani autori, si sono poi aggiunti gli scrittori della serie, che sono Isabella Aguilar e Giacomo D'Ursi. Poi avremo a disposizione 2 nuove produzioni britanniche. La prima è The English Game, che parla dell'invenzione del calcio e di come sia diventato lo sport più popolare del mondo. Bella, interessante. Dovrebbe arrivare entro il 2018 con 6 episodi. È stata scritta da Julian Fellowes, che è lo stesso produttore di Downton Abbey. La produzione invece è stata affidata a 42. E l'altra è Turn Up Charlie, è una nuova commedia dal sapore autobiografico, è in 8 episodi di 30 minuti l'uno, che vede protagonista e autore Idris Elba. Racconta la storia di un DJ chiamato Charlie, che ha la possibilità di sfondare finalmente nel mondo della musica ed ottenere un grandissimo successo. Charlie però dovrà scegliere se avere successo oppure prendersi cura della figlia molto problematica del suo migliore amico, che è un uomo molto celebre. Vi dicevo che ci sono elementi un po' autobiografici, perché? Perché Idris Elba è davvero un DJ molto acclamato. E lui è appassionato di hip hop e soul e si esibisce spesso come Big Drizz e ha suonato in festival molto importanti. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo disco, Marda Loves John, e l'ha presentato al High Beats, dove suona in estate con i Mambo Brothers. Sul suo profilo Instagram la star di The Wire e Luther posta spesso foto e video che lo ritraggono alla console. Turn Up Charlie sarà diretta da Tristram Shapiro e Matt Lipsey ed è la seconda sitcom creata da Elba e sarà la terza collaborazione con Netflix. Infatti l'attore è già stato nel cast di Beasts of No Nation di Cary Fukunaga e di Tutta un'altra stoffa, che è un documentario di Richard Terry che praticamente raccontava la collaborazione tra Elba e i fondatori di Superdry per il lancio di una linea di abbigliamento. Andiamo avanti, potremo vedere anche la prima serie originale Netflix olandese, a taglio fantasy, al momento senza ancora un titolo definitivo, però sappiamo che sarà ambientata nella libertina Amsterdam, in cui gli studenti olandesi sembrano avere proprio tutto, cioè giovinezza, ricchezza, sesso e potere. Ma non solo, purtroppo avranno anche il portale di un mondo demoniaco dell'età dell'oro olandese, che hanno aperto per caso e per sbaglio, e che sconvolgerà le loro vite. La serie sarà creata dalla casa di produzione Pumpkin e, da quanto dichiarato dalla stessa piattaforma, arriverà in catalogo solo nel 2019, quindi c'è ancora da aspettare. Un pochino c'è da aspettare. Dalla Germania, invece, uno dei titoli più interessanti è The Wave. La serie che adatta al piccolo schermo l'omonimo film del 2008 diretto da Dennis Gansel, tratto dall'omonimo romanzo di Todd Strasser, che a sua volta era basato sull'esperimento sociale denominato La Terza Onda, un esperimento scolastico a tema si può dire civico-politico, avvenuto nel 1967 in California, con cui un insegnante volle dimostrare alla sua classe come nascono le strutture sociali autoritarie e che però degenerò in modo assurdo. Il libro non l'ho letto, ma il film ve lo consiglio veramente, dovete vederlo se ancora non l'avete visto. La produzione è affidata a Eric Barmack, che è produttore di Dark, e a Rat Pack, insieme a Sony Pictures Television Germania. Molto interessante questa. Per quanto riguarda invece le serie che già stiamo seguendo e che ci stanno già molto appassionando, aspettiamo la terza parte della Casa di Carta, realizzata direttamente da Netflix in Spagna. La serie, che racconta quella che viene considerata la più grande rapina della storia, commessa all'interno della zecca nazionale spagnola da 8 malviventi, ha suscitato davvero un interesse, direi, morboso, che ha un po' diviso il pubblico tra chi è fan accanito e sfegatato e invece chi è feroce critico. Quelli fan, la vedono come un'allegoria della ribellione, lo ha scritto Le Monde, ma è un pensiero abbastanza diffuso, perché la banda tecnicamente non ruba, no? Si appropria dei mezzi di produzione del capitalismo, contrastando l'alta finanza, sputandole proprio in faccia. Non a caso si cita la rivolta popolare della Puerta del Sol a Madrid nel 2011, quando nacque il movimento degli Indignados, che contestavano l'austerità economica seguita alla crisi scatenata dalla caduta di Lehman Brothers. Invece chi la critica definisce La Casa de Papel un po' come un pasticcio mal scritto e mal realizzato, un po' un minestrone che raggiunge alti livelli di noia.
che insulta l'intelligenza dello spettatore addirittura, e alcuni dicono che arriva dove neanche la peggiore telenovela sudamericana è mai arrivata. Questi anche i commenti che si sentono, sì. E arriverà anche la quinta stagione di Black Mirror, bene, la serie che racconta i vari modi in cui i media e la tecnologia influenzano, a volte persino distorcendo parecchio, la nostra vita. Alcune indiscrezioni parlano di un possibile tema legato all'attualità italiana nella prossima stagione, ma Netflix è rimasta vaga sull'argomento. Non riguarderebbe però le nostre elezioni politiche, sembra. E non si è ancora parlato di date d'uscita. Per il cast poi figuriamoci, non si saprà nulla probabilmente fino all'ultimo, quindi niente, rimaniamo in attesa per una delle serie indubbiamente più belle e angoscianti degli ultimi anni. Quindi direi, intanto che aspettiamo, vi do qualche curiosità. Sapete perché Black Mirror si chiama così? In tanti si sono lanciati in varie ipotesi. C'è chi ha associato il titolo a un passo preciso della Bibbia, chi ne ha cercato i legami filosofici con interpretazioni abbastanza fantasiose, esoteriche e oscure, altri hanno cercato di ricollegare quello specchio nero alla fluttuante sensazione esistenziale di disagio e perdita dell'autoconsapevolezza nella modernità liquida. Ma è di gran lunga più semplice la spiegazione del suo creatore, Charlie Brooker, perché in realtà Black Mirror, cioè lo specchio nero, indica l'oscura superficie riflettente in cui si trasformano i display dei nostri dispositivi high-tech quando li spegniamo. Chi non si è mai inconsciamente specchiato nello schermo proprio, che ne so, del proprio iPhone o di un computer? Quello specchio luminoso, pronto a portarci sempre in vari mondi, a catturare la nostra quotidianità, quando è spento appare proprio come uno specchio nero. In altre parole, il titolo della serie di Charlie Brooker nasce da una similitudine che esprime tutta la complessità e il lato oscuro della tecnologia di oggi. E ha anche dichiarato che gli piace molto che le persone lo guardino sulle loro TV, sul loro laptop, sul loro smartphone o altro, e poi mentre i titoli di coda iniziano a scorrere e lo schermo diventa nero, noi vediamo noi stessi riflessi. Per oggi è tutto, farò altri video per parlare di altre produzioni, sia nuove che in attesa di nuove stagioni, prestissimo. Quindi, se siete interessati, come sempre vi invito a attivare la campanella per le notifiche, così non vi perdete i prossimi video, mi raccomando. E prima di salutarci, vi lascio con una frase tratta da una serie stavolta, ovviamente. Un amico è qualcuno per cui faresti tutto. Gli presti le cose fighe che hai, tipo fumetti e figurine, e mantieni sempre le promesse, soprattutto se fatte con lo sputo. Una promessa con lo sputo significa che non tradisci mai la parola data. È un vincolo. Che serie è? Se lo sapete, scrivetelo nei commenti qui sotto.